Quella appena trascorsa è stata una festività di Ferragosto nelle Marche senza eventi di particolare rilievo o situazioni di grande criticità. I vigili del fuoco sono stati impegnati in un'ottantina di interventi, tutti annoverabili nelle normali attività, che rientrano negli oltre 4.000 interventi mensili che vengono operati a livello regionale. Sul fronte degli incendi, fortunatamente nessun intervento viene segnalato. Anche nella provincia di Pesaro Urbino, come ci viene confermato dal comando provinciale, non ci sono state situazioni su questo fronte da segnalare. Anche i carabinieri forestali presenti sul territorio provinciale con 10 pattuglie non hanno effettuato alcun straordinario intervento, a conferma che le campagne informative a riguardo hanno innalzato il livello di guardia in generale. Sul fronte marittimo la Guardia Costiera Provinciale non ci segnala interventi su bagnanti o natanti significativi. I pattugliatori e le unità impegnate nell'operazione Mare Sicuro ed il personale a terra hanno garantito il controllo ed il rispetto delle regole per tutti i fruitori del mare. Da segnalare sul fronte degli infortuni invece nel territorio provinciale e precisamente a Fossombrone, nel sito delle Marmitte dei Giganti, il canyon naturale frequentatissimo in queste occasioni in località San Lazzaro, dove un escursionista quarantenne ha fatto un volo di oltre 5 metri, cadendo rovinosamente sulle rocce dopo essere scivolato in un sentiero nella gola naturale. La caduta è avvenuta poco dopo le 13 di ieri, in un momento in cui il posto era zeppo di escursionisti e amanti del kayak, col quale risalgono il fiume Metauro in questo tratto particolare. Pertanto i soccorsi sono stati allertati immediatamente per lo sventurato visitatore, le cui condizioni fortunatamente non sarebbero preoccupanti, per il quale, vista la natura della caduta e l'inaccessibilità del posto, è stato necessario il ricorso all'eliambulanza, che con l'ausilio di un soccorritore e del verricello è stato imbragato il quarantenne e issato a bordo, trasportato poi d'urgenza al Torrette di Ancona per il ricovero in traumatologia.